È nato tutto all'improvviso, è nato a seguito delle usurpazioni da parte di questa maggioranza al Senato che non ci permette di parlare sulle riforme costituzionali. Ci sono tre delegazioni, SEL, Lega, Movimento 5 Stelle, ma abbiamo la solidarietà di tantissimi altri colleghi che sono fuori dall'aula in questo momento e non sono qui con noi. Siamo qui per protestare perché è inaccettabile che le vacanze e le poltrone del Partito Democratico vengano prima di una riforma costituzionale seria che possa, come ha proposto la Lega Nord, diminuire il numero dei parlamentari, dare competenza alle regioni, permettere ai cittadini con un referendum di scegliere anche su trattati, su imposizione dell'Europa. Invece il Partito Democratico ha preferito salvaguardarsi la tintarella e le poltrone. Non è possibile che si metta sotto i piedi, sotto i tacchi la Costituzione in ragione di chiudere una riforma costituzionale entro una data. La si chiude quando il dibattito è finito, quando tutte le proposte sono state esaminate. L'8 di agosto è una data fissata da un ragazzino prepotente e arrogante che vuole giocarsi tutto quanto su una data, una prova muscolare. La Carta Costituzionale non si riforma tutte le settimane e quando si tratta di toccare aspetti importanti come il funzionamento delle istituzioni democratiche, non penso che si possa lavorare calendario alla mano guardando anche alla scadenza magari di Ferragosto. Trattano la Costituzione come se fosse un regolamento di condominio, una cosa assurda e vergognosa, anche perché mortifica non solo la giusta presenza delle opposizioni in Parlamento, il ruolo del Parlamento stesso, ma toglie voce al popolo, ai cittadini. Abbiamo assistito in aula a delle scene veramente orribili dove hanno tolto la parola ai singoli senatori e hanno impedito il dibattito. Questo noi non possiamo accettarlo, perché in questa riforma si parla di togliere il diritto dei cittadini a scegliere chi farà le leggi e di togliere la possibilità ai cittadini di accedere tramite i referendum ad avere voce in capitolo sulle scelte della politica. Uno sgarro istituzionale. Oggi in Senato si è consumata una pagina bruttissima del nostro Paese. Le opposizioni sono state messe a tacere con la tagliola, ovvero sia è stata tolta la possibilità di dibattere su un tema importante. Uno strappo istituzionale inaccettabile, vengono negati la parola ai senatori dell'opposizione sulla Costituzione, quindi viene negato al popolo di poter parlare nell'aula del Senato proprio sulla cosa principale che è la Costituzione. Una cosa assurda, inaccettabile, probabilmente i senatori del PD volevano andare in vacanza d'agosto.